abbiamo cercato di reagire, perché questa è la soluzione che un imprenditore deve sempre trovare. Abbiamo avuto un momento di fermo e abbiamo cercato di capire come organizzare il futuro e il passaggio al futuro. Quindi abbiamo messo subito in sicurezza chiaramente i ragazzi tutti a casa, quindi siamo messi divisi in squadre e lavorando in sicurezza con i guanti, le mascherine, abbiamo preparato i prodotti, abbiamo fatto campagne sull'argomento. Molto carino il fatto che nei giorni pre-chiusura abbiamo avuto un incredibile aumento di richieste di persone che già a casa o già comunque c'era già il sentore di questa possibile chiusura, ho ripreso le chitarre soprattutto dalle cantine, qualcuno che voleva coronare il sogno di imparare a suonare la chitarra e quindi stava già preparando a provarci, a fare musica, e questo ci ha dato spinta e ci ha dato motivo anche di provare a pubblicizzare su campagne social anche dei corsi di musica gratuiti che alcune aziende di settore stanno offrendo gratuitamente, quindi un po' un modo di passarsi del tempo a casa invece di, al di là dei tempi per famiglie, per gli affetti che ci vogliono, un po' di tempo per la formazione, a cui abbiamo dato molta attenzione ai ragazzi offrendo i nostri collaboratori dei corsi, ma soprattutto per fare in modo che i nostri clienti o futuri clienti potessero incominciare o riprendere a fare musica. Come immaginate il futuro quando inizierà la vera fase 2, quella della ripresa? Con quali modalità pensate di ricominciare ad avere un rapporto con la vostra clientela più diretto? Anche questa è una nuova sfida e abbiamo disegnato il modo di lavorare, i processi, gli accessi in modo completamente diverso. Stiamo cambiando un po' la disposizione all'interno dei punti vendita, sia quello di Roma che quello di Bologna. Metteremo degli accessi controllati, metteremo dei sistemi elimina coda per non rischiare. Poi il rischio di qualche attesa ci sarà, però per cercare di fare in modo che i nostri clienti non si trovino ore di fila per prendere degli accessori o per dei consigli o per una riparazione. Quindi stiamo cercando di organizzare il punto vendita in un retail moderno 4.0 post-Covid, chiamiamolo così, mettendoci tanta tecnologia, tanta innovazione, e si andrà per appuntamento in certi casi, per certe esigenze, ci sarà una fila organizzata in altri casi. Il tutto dovrà essere gestito per limitare l'accesso a un numero di persone in accordo con la sicurezza che giustamente viene richiesta sia per i collaboratori che per i clienti. Insomma, stiamo reimpostando tutta l'azienda. È un po' difficile, nel senso che non sappiamo esattamente cosa ci aspetterà, ma l'obiettivo è comunque di offrire sempre il massimo della qualità e del servizio. Sarà un modo nuovo di lavorare, i clienti ci perdoneranno se sbaglieremo un po' le prime volte, ma sono sicuro che dopo un po', passato il rodaggio, troveremo tutti noi le modalità per servire al meglio i clienti e renderli felici come prima.